Fabio Donà, sono relativamente giovane di consulenza, sono in PwC da 2 anni, ho fatto 20 anni nel mondo dell'industria, 10 anni nel marketing internazionale in Ferrero e poi ho fatto direttore marketing di 2 aziende retail food italiane. Adesso da 2 anni in PwC, dove sono all'interno del team di Customer Transformation, che è il team che si occupa un po' di aiutare le aziende e clienti a sviluppare tutte quelle progettualità in ambito marketing e commerciale, e all'interno di questo team sono responsabile dell'industry retail food e fast moving consumer goods. Quindi solo per inquadrare, sappiamo tutti un po' cosa sta succedendo nel mondo retail. Ci sono 2 macro fenomeni. Oggi abbiamo un retail che ha valore come settore, come comparto, sta crescendo spinto da un'inflazione evidente in tutti i settori, poi un po' più forti in certi settori, un po' meno forti in altro, e abbiamo un e-commerce che continua a espandersi. Però in realtà nel 2022 c'è stata una rinascita, un po' un ritorno, no? Alla frequentazione anche degli store fisici, quindi in realtà come penetrazione sul totale del comparto a valore del mondo retail ha una quota sostanzialmente stabile a quella dell'anno precedente, quindi cresce, ma è cresciuto anche in maniera direttamente proporzionale la parte fisica, quindi abbiamo sostanzialmente una quota che è fissa della parte e-commerce. Gli ultimi 2 anni in realtà abbiamo visto che hanno pesato tanto sul mondo retail, no? C'è stata una pandemia, c'è stata una crisi geopolitica importantissima in Ucraina, ci sono stati dei fenomeni inflattivi molto evidenti, quindi chiaramente questo ha comportato delle dinamiche abbastanza importanti sulla parte retail, no? Cioè, poi il retail è riuscito a evolversi, ora quello che ci stiamo chiedendo noi è domani cosa potrà succedere, no? Cioè quello che stiamo vedendo, tutti ne stanno parlando, un po' questa transizione digitale, no? Che sta venendo un po' tutti i settori, anche retail si sta un po' strutturando, noi come Italia forse siamo più indietro rispetto a certi paesi, il mondo anglosassone è un po' più avanti in termini di transizione digitale, ma secondo noi di PwC non si morirà e non si andrà solo di tecnologia. Cioè in realtà secondo noi i fattori chiave dell'innovazione domani saranno sostanzialmente legati a 2 macro fattori. Uno la parte tecnologica, chiaramente, perché poi quello che succede anche in altre industrie e in altri settori in realtà aumenta l'asticella anche di attesa e di aspirazione da parte del cliente, che poi vuole vedere anche in altri settori. Però questo ritorno in realtà alla frequentazione degli store fisici, che sarà sempre più evidente anche domani, porterà in grande evidenza anche quelli che noi abbiamo chiamato fattori humanity, cioè quei fattori di relazione. Nel momento in cui la parte di e-commerce e di commercio digitale tenderà a crescere, spinta da nuove tecnologie, è chiaro che un cliente si aspetta di trovare un'esperienza nello store fisico che abbia dei valori aggiunti rispetto a quella che ha nell'esperienza digitale, e quindi sarà importantissimo sempre di più anche quei fenomeni un po' di interazione, di relazione umana che ci saranno anche all'interno degli store fisici. Da quello che succede sulla parte di innovazione digitale o altro, oggi trainato dall'inflazione, il consumatore oggi risponde che il suo problema principale è quello che gli sta causando il maggior impatto in termini di relazione con retail, è l'aumento dei prezzi, seguito dall'esaurimento dei prodotti per il 42% e dalla seccatura di fare lunghe code per il 39%. Quindi anche qui, chiaramente, collegandolo sempre con i fattori di evoluzione tecnologica, il 16% degli intervistati valuta positivamente la possibilità di utilizzare casa self-service, perché anche qui si sta andando in un'ottica di ridurre sempre di più, no? L'esperienza di acquisto all'interno dello store, di fare in maniera molto veloce, oppure per il 15% l'ausilio di Apple City per cercare più velocemente prodotti specifici in store, quindi una tecnologia che faciliti e rende più fluido anche il percorso di acquisto all'interno del negozio. Ma domani avranno sempre più importanza tutti quei fattori legati all'intelligenza artificiale, anche per la parte di retail più tradizionale. E oggi abbiamo visto che i grandi player del mondo e-commerce digitale come Amazon sono già molto avanti su questi aspetti qua. Non stupisce quindi che stanno già iniziando, no? Cioè il 28% dei retail, almeno questo è un dichiarato, cioè poi bisognerebbe vedere poi effettivamente cosa di concreto ha portato a questo aspetto qua, nel 2022 ha investito in soluzioni per ottimizzare la previsione della domanda, no? Cioè che non, l'algoritmo di intelligenza artificiale in realtà non serve solo per fare forecasting, no? Sarà anche per fare qualcos'altro, però diciamo che il 28% dei retail si è esposto su questi aspetti qua dichiarando che sta lavorando in maniera molto forte cercando di utilizzarli in prima battuta su variabili di forecasting. E siamo sempre più convinti che in realtà l'altro lato della medaglia di un'innovazione tecnologica così spinta sarà il recupero di fattori di relazione umana all'interno degli store fisici.
E anche perché bisogna dare dei driver di differenziazione rispetto alla shopping experience digitale. Cioè, se la shopper experience digitale mi permette di fare acquisti in maniera molto veloce e con un prezzo competitivo, qual è il mio vantaggio nel fare acquisto in uno store fisico? Quindi chiaramente il vantaggio saranno tutti quei fattori di relazione e di conversazione e di umanità che si instaureranno tra il cliente, ok, e le persone poi che lavoreranno all'interno dello store fisico. Quindi vuol dire anche strutturarsi, no? Per avere anche una base di personale e di collaboratori che abbiano le competenze giuste all'interno dello store, perché se il driver è questo ed è così importante. E quindi l'altro lato dell'effetto di questo tipo qua in realtà oggi è la scarsità di personale, oggi con le competenze ricercate. Cioè qui si pone un tema per i retailer di trovare le persone giuste. Oggi in Italia è un tema trasversale a tante industrie questo, pensiamo tutto al mondo della ristorazione che è in grossa difficoltà, ma è un tema molto importante anche sulla parte retail. Che attenzione a parlare solo di innovazione digitale, di innovazione tecnologica domani, perché sempre di più, oltre a aspetti di innovazione tecnologica, saranno importanti aspetti legati alla formazione dei propri collaboratori, alla formazione del personale, per gestire sulla parte fisica un'esperienza d'acquisto che sia competitiva su altri aspetti rispetto a quella che avrò sulla parte digitale.